Con Gianluca Matarrese ti chiedo subito perché oggi Zola è ancora rilevante secondo te? Dunque, Zola è molto molto rilevante e contemporaneo. Nel romanzo i protagonisti sono dei proletari della, diciamo, classe sociale operaia del fine 800, 1877-76. Abbiamo voluto scrivere il nostro Zola, raccontare di questa classe sociale che ci appartiene, che è la nostra, che è altrettanto precaria e instabile. Infatti si parla, come nel romanzo e nel film, di un infortunio sul lavoro, per esempio. Quindi come in un mestiere così precario e instabile si gestisce quindi l'infortunio. E questo, diciamo, è la denuncia sociale, un pochino il lato di critica un po' politico del film, che proviene chiaramente, esattamente, ugualmente dal romanzo di Zola. Esattamente, a proposito di provenienza, è interessante capire da dove nasce per te l'esigenza di dover raccontare questo progetto, di lavorare su questo progetto. Ma i film per me sono sempre casuali, sono degli incontri, sono anzi molto naturali, arrivano in maniera fluida nella mia vita come gli incontri. Questo film è una relazione con Anne, una regista che è mia carissima amica, che è molto molto vicina. Abbiamo fatto le scuole di teatro insieme, ci siamo conosciuti a teatro. E i nostri procedimenti di lavoro sono molto simili. A entrambi piace esplorare la materia viva, la ferita dell'attore, ed è quello che faccio io con lei e che lei fa con i suoi attori. Ed è lei che ha scelto il testo. Io non ho scelto Zola, è Zola che è stato scelto da Anne, e quindi Zola arriva attraverso il mondo di Anne. Anne è regista teatrale che monta un allestimento di un adattamento dell'opera di Émile Zola, L'Assommoir. Zola sicuramente è il riferimento letterario per eccellenza, però ti chiedo il riferimento visivo, ecco, magari quei registi che ti hanno guidato anche in questo progetto e nella tua vita in generale. Bello, sì, i registi che, diciamo, mi porto dietro sono. Io sono laureato in storia critica del cinema, quindi sono un cinefilo, ma proprio anche abbastanza teorico e un po' noioso. Mi piace molto Hollywood degli anni 30 e cinema anche di genere. Però i film che poi faccio sono tutt'altro che di genere, sono film personali. Posso dire che gli autori, soprattutto in questo film, posso raccontare degli autori che sono degli esempi, come Cassavetes, per esempio, che il metodo di lavorare, ecco, che mi ci trovo molto vicino, il metodo dove siamo in questa situazione laboratoriale, questo momento di creazione collettiva, dove anche Cassavetes andava da Gina Rolano a dire delle cose di cui non era cosciente l'altro attore, e succedevano cose, per veramente sintetizzare. Però Cassavetes, oppure realismo sociale come Sean Baker, è un regista che io amo molto perché ha quel lato immersivo nella vita e, diciamo, che mischia il reale alla finzione. Lavora con attori non professionisti, con William Dafoe e poi degli attori invece che sono persone reali. Eliza Hittman, credo si chiamasse, è un altro film, Rarely, se non ricordo Sì, bene quel chiaro. titolo lungo, e adoro questo tipo di film che sono. Lei fa questo film e comincia a fare film come un character study e poi diventa il film. Per me i film sono degli studi. E quindi Cassavetes, e poi posso dire che nel film, in questo caso, ci sono dei registi che sono emersi, sono fioriti a un certo punto. Penso al finale del mio film, con lo svelamento del trucco cinematografico finale. Ho pensato sicuramente a Fellini, La nave va, a questo svelare un pochino quello che è il meccanismo di creazione dell'opera artistica. In parte mi hai risposto perché ti stavo chiedendo, appunto, abbiamo parlato dei riferimenti letterari, registici, ti stavo chiedendo che tipo di spettatore sei, ma mi fai in sostanza guardi perché quello che guardi è anche una forma di studio per te. Assolutamente, nonostante, come ti dicevo, faccio spesso film che sono tutt'altro che di genere, però i generi si confondono. Mi piace creare degli altrovi, degli spazi un po' molto molto personali, degli universi che sono solo miei. Da spettatore mi piace moltissimo la struttura narrativa, proprio la sceneggiatura, quella anche proprio più classica, lineare. Mi piacciono moltissimo le serie televisive. Ed è per questo che anche nel cinema del reale io applico una drammaturgia molto molto strutturata.
a me piace la scrittura, però non sono di quelli che si siede al tavolino e scrive una sceneggiatura con dei dialoghi, mi piace essere immerso nel reale, nella materia viva. E per questo che anche quando scrivo della finzione, sto facendo un film di finzione ora che è tratto dal mio primo film Fuori Tutto, e questo film lo sto lavorando per la scrittura con Nico Morabito, il mio coautore, ma con il processo laboratoriale che ho fatto con persone vere e attori, e raccolgo la materia per poi arrivare a scrivere. Quindi adoro le strutture, la scrittura, la drammaturgia, il genere è da guardare, però come lo applico al mio lavoro è un suo percorso tutto personale. In chiusura, Gianluca, una domanda che abbiamo fatto a tanti del settore: l'importanza non tanto di Venezia ma dei festival in generale nel mondo dell'audiovisivo contemporanea come vetrina anche dei propri lavori, è fondamentale ancora il festival? Il festival è fondamentale a seconda del cinema che fai. Io posso dirti per quello che mi riguarda che il cinema è indipendente, il mio non è un cinema mainstream, ma non per il risultato in sé, per il modo di produzione, il sistema economico che ha prodotto i miei film. Io i finanziamenti per i miei film li trovo in broadcaster che sono dove hanno delle slot di film d'autore, oppure finanziamenti pubblici tra i due paesi. Ma non sono per esempio degli studios, non è un film che sai che raccoglierà pubblico cioè milioni di entrate, sono film che sono esperimenti. Infatti, quel tipo di cinema d'autore che... Cinema d'autore, volevo dirlo perché fa molto presuntuoso, no. Però cinema d'autore, quindi in quel caso sì, il festival è abbastanza fondamentale, perché per il film commerciale il festival è piuttosto inutile, a meno che non sia intrainante per il festival in sé, e quindi diventa proprio un momento di comunicazione mediatico, di promozione del film importante. Ma nel mio caso, nei festival ci sono momenti di incontro dove veramente ho il dibattito con lo spettatore. Per me il festival è importante per veramente incontrare e parlare del film. Poi i festival sono festival di categoria A, festival più minori, quelli di categoria A, quelli grossi hanno spesso dei mercati ed è lì che avviene il business, quindi anche il modo di vivere l'esperienza dei festival è diversa a seconda dei film e a seconda del festival a cui accedi, e io ne ho fatti tantissimi perché ho avuto spesso film in contemporanea, quindi ho passato anni a girare per i festival, quindi per me è un modo anche per viaggiare, per conoscere cinema diversi e fare anche nuove esperienze con il mondo, insomma. Grazie, Gianluca, buon viaggio. Grazie mille. Speriamo di viaggiare molto con questo film. Esatto.